Da paura, voglio bentornati sul canale. Oggi facciamo un video sul Cammino di Santiago con le 10 cose che devi assolutamente sapere prima di partire per questa bellissima esperienza. Con tutti i miei consigli di un pellegrino come me che ha fatto il Cammino di Santiago ben 3 volte. 2 volte il cammino francese e 1 volta il cammino portoghese. Ebbene, in questi anni, in questa esperienza, ho capito molte cose e appunto vorrei condividere con voi questi consigli che sono utilissimi prima di partire per questa esperienza. Allora, prima di tutto la preparazione fisica. Iniziate quindi ad allenarvi per il cammino di Santiago. Come? Facendo lunghe passeggiate di 5, 10, magari anche di 20 km per abituare il vostro corpo, soprattutto la vostra mente, ad affrontare uno sforzo come quello del Cammino di Santiago. Ma fate anche degli allenamenti specifici, cioè inserite nel vostro allenamento, non so se voi fate palestra o qualcos'altro, inserite nel vostro allenamento lo squat e gli affondi, che sono fondamentali per rafforzare le cosce e le gambe. Qualche piccolo consiglio per la resistenza: integrate nei vostri allenamenti piccole sessioni di cardio, come il jogging o la bicicletta, appunto per aumentare il vostro cardio e anche la resistenza nell'attività fisica. Consiglio extra: se potete, riducete le sigarette, perché questa cosa fa davvero la differenza. Attrezzatura necessaria: ho fatto un video al riguardo molto specifico, ma in super sintesi, in riassunto, la cosa fondamentale per il Cammino di Santiago è uno zaino. Io consiglio personalmente un zaino da 50 litri, anche da 40 litri va bene. L'importante è che non superi il peso di 9 kg, o comunque del 10% del vostro corpo. Le scarpe devono essere un modello da trekking resistente e comodo, se potete anche impermeabile. Ovviamente, prima di portarle sul Cammino di Santiago, rodatele un poco, fatele fare lunghe camminate di 10, 20, 30 km, poiché le scarpe nuove sul Cammino di Santiago vi faranno uscire le vesciche il primo giorno. Altri oggetti utili sul Cammino di Santiago sono sicuramente i bastoncini da trekking, molto utili per distribuire tutto il peso dello zaino, cappello e occhiali da sole per proteggervi dai raggi UV, vestiti piastrati, perché ovviamente questa cosa potrà fare la differenza in giornate dove magari attraverserete passi di montagna e quindi il meteo sarà imprevedibile. Gli alloggi lungo il percorso: allora, voglio sul Cammino di Santiago si dorme in ostelli che possono essere pubblici, anche detti municipali, messi a disposizione della comunità per i pellegrini, o anche privati, quindi in mano a privati che lo fanno per scopo di lucro. La differenza di prezzo è abissale, a volte della metà. Quindi gli ostelli municipali costeranno dai 6 agli 8 euro a notte a persona, e invece i privati costeranno dai 12, 15 euro, a volte anche 20 euro a persona. Con la differenza che ovviamente i pubblici saranno un po' quelli più affollati e anche sporchi, e i privati anche quelli un po' più confortevoli e puliti. Però questo non è detto. Come appunto vi faccio vedere in questo video, Ostelli da Incubo sul Cammino di Santiago, ci sono degli ostelli che assolutamente dovete evitare. Andatevi a recuperare il video per sapere e per capire il perché. Aspetti culturali e tradizionali. Il Cammino di Santiago nasce come pellegrinaggio sulla tomba di San Giacomo. In super sintesi, comunque, i resti di San Giacomo sono stati trovati a Finisterre, poi trasportati a Santiago de Compostela, chiamata così perché le stelle hanno indicato il luogo di sepoltura di San Giacomo alle persone che l'hanno ritrovato. E vabbè, la storia per andare a leggere su Google: la tradizione vuole però che il pellegrino abbia una conchiglia sul proprio zaino, un bastone e soprattutto la credenziale. Credenziale dove mettere i timbri di ogni ostello o anche ogni chiesa per provare il vostro cammino verso Santiago, soprattutto perché una volta arrivati a Santiago de Compostela sarà necessario provare che avete fatto a piedi almeno 100 km prima di Santiago per ottenere la Compostela, il certificato che ho qua a fianco a me, che appunto certificherà il vostro avvenuto pellegrinaggio. Veniamo quindi a dei consigli pratici da parte di un pellegrino. Idratatevi costantemente e mangiate soprattutto degli snack proteici o comunque energetici lungo il percorso. Se potete, preferite a pranzo più che un panino, magari del riso che vi dà più energie per più tempo, e soprattutto curate i vostri piedi. Come avete visto nei miei vlog di viaggio sul Cammino di Santiago, a me mi sono uscite le vesciche e mi hanno dannato fino poi alla fine del cammino. Dei consigli pratici sono appunto quelli di idratare i vostri piedi con una crema idratante ogni sera, e nel caso in cui vi escano le vesciche, spero per voi di no,
disinfettarle costantemente e tenerle pulite e secche. Mappe e guide. Portate con voi una mappa e una guida del Cammino di Santiago. Io mi sono trovato bene con quella di Terre di Mezzo, però anche una mappa va benissimo. Ci sono anche delle applicazioni utili per il Cammino di Santiago. Ma pianificate il vostro percorso giorno per giorno, da una tappa all'altra, da un ostello all'altro. Non vi consiglio quello di prenotarlo, ma in alta stagione a volte è necessario per la grande mole di pellegrini lungo il percorso. Ok, veniamo quindi al tasto un po' più dolente, il budget e i costi del Cammino di Santiago. I costi principali sul cammino sono per gli alloggi e per il cibo. Purtroppo per gli alloggi non è facile fare una spesa fissa giornaliera, perché gli alloggi variano da città a città. E a volte anche i costi variano di tanto. Appunto, in una città magari potete trovare l'ostello municipale che costa 6-8 euro, in altri troverete magari solo quello privato da 15 o da 20 euro. Quindi, se posso darvi un consiglio, magari partite tenendovi un costo immaginario o comunque fisso di 30 euro al giorno. 30-35 euro al giorno potrebbe andare bene. Questo è uno dei costi, diciamo, medi per il Cammino di Santiago. Un consiglio utile per risparmiare denaro è quello di cucinarvi il cibo, quindi di sfruttare le cucine in comune che ci sono negli ostelli, prepararvi il cibo, comprarvelo al supermercato e così risparmiare tantissimo. Alcuni luoghi, alcuni ristoranti hanno anche lo sconto per i pellegrini, quindi magari è anche utile approfittare di una cena del pellegrino, che è molto più sostanziosa di un pranzo a sacco che farete nella giornata, e spendere quei 10-15 euro per la cena. Qual è il periodo migliore per partire? Allora, c'è una considerazione da fare: c'è l'alta stagione e la bassa stagione sul Cammino di Santiago. L'alta stagione è sicuramente l'estate, quindi nel periodo che sono andato io, luglio, agosto, a volte anche settembre, è sicuramente alta stagione. Tanti pellegrini, ostelli affollati, il contro sono appunto le temperature alte, farà molto caldo. La bassa stagione ci sono meno pellegrini, meno persone, ostelli non sono affollati. Ma un contro sono le temperature, che sono molto basse, e in alcuni posti, come alcune montagne, i Pirenei o Cebreiro in Spagna, ci sarà sicuramente la neve. Bassa stagione è sicuramente fine settembre-ottobre o aprile-inizio di maggio. La lingua e la comunicazione: sicuramente è molto utile conoscere qualche parola di spagnolo, perché alcuni villaggi, voglio davvero, non parlano una parola di inglese né di italiano, anzi forse l'italiano lo capiscono di più, e quindi è utile farsi capire dalle persone del posto con qualche parolina in spagnolo. E poi tutti i pellegrini parlano in inglese, quindi è utile conoscere sicuramente bene l'inglese e anche magari lo spagnolo. E tra gli ultimi c'è la spiritualità e la motivazione, ma non tra gli ultimi per importanza, perché appunto la motivazione che vi farà fare questo cammino è molto importante. Quello che dico sempre io: se volete fare il Cammino di Santiago, dovete essere convinti al 100% che la vostra motivazione sia religiosa o spirituale, non importa. Ci sono molte persone che lo fanno anche se non sono religiose. Io l'ho fatto da persona credente e per me la mia motivazione era personale e molto forte, però appunto vi consiglio, prima di pensare di intraprendere questo cammino, di essere convinti al 100% appunto di volerlo fare, perché magari avete sentito una chiamata, un forte desiderio di volerlo fare e appunto finirlo, farlo fino in fondo. Perché per me ha senso appunto, una volta iniziato, finirlo fino a Santiago de Compostela. E indipendentemente dalla religione, alcuni trovano nel cammino un'esperienza molto profonda e conoscitiva. Per ultimo, vi posso consigliare di leggere il mio libro, Il diario del Cammino di Santiago, che parla del mio primo cammino fatto in solitaria nel 2016, oppure di vedere tutti i miei vlog dell'ultimo cammino. Appunto, questo secondo me è un buon consiglio per darvi una panoramica di tutto il Cammino di Santiago, appunto anche di quei giorni o di quelle cose che magari avrei potuto tralasciare in questo video. Bene, quindi riassumendo i punti chiave, mi raccomando, ricordatevi di comprare un buon zaino, delle buone scarpe da trekking e di testarle prima di fare lunghe passeggiate prima di partire, soprattutto di avere una motivazione al 100% di voler fare il Cammino di Santiago dall'inizio fino alla fine. Se ti è piaciuto questo video, commenta, metti like e iscriviti al canale per supportarmi, per vedere altri video così e di altre avventure. Noi ci vediamo con un prossimo viaggio o sempre qui sul canale. Ciao, io!